Ciao, ciao a tutti e benvenuti su Archidee. Nel video di oggi ho il piacere di ospitare Francesca di Junk Journal Joy. Spero di aver pronunciato bene il nome del suo canale e anche del suo bellissimo account Instagram. Francesca, infatti, si occupa nello specifico di Junk Journal, ma anche di tanti altri argomenti relativi alla creatività con la carta e vicini anche allo scrapbooking. Lei crea dei libri fatti a mano con materiale di recupero, materiale nuovo e cimeli vintage, mixando vari stili. Infatti, sul suo canale YouTube e sul suo profilo Instagram potete trovare centinaia di tutorial relativi al crafting, al do it yourself, tante idee per chi ama la carta e lo stile vintage. Io ho conosciuto Francesca perché lei ha iniziato a seguirmi su Instagram. È una delle mie allieve dei miei corsi più venduti, che sono il corso online Gioielli in Resina e il corso online Wire Wrapping. Infatti, qui vi sto facendo vedere sul suo profilo le immagini che ha realizzato grazie ai progetti del mio corso. E quando ho visto le sue creazioni me ne sono innamorata e ho iniziato a seguirla anche io, anche se purtroppo non ho più molto tempo da dedicare alle creazioni fatte con la carta, ma chi mi segue da tanti anni sa che è un mio vecchissimo amore e che tanti anni fa ho fatto anche tanti video sullo scrapbooking, sui bigliettini, sugli album, quindi mi sono sentita nuovamente catapultata in tutto questo mondo speciale che mi è sempre piaciuto tanto. Avendo già visto che lavorava molto bene, fa dei bellissimi video e anche delle bellissime immagini, sono stata io a chiederle di partecipare al mio avvento creativo qui sul canale Archidee. Sono molto contenta che abbia accettato e nel video che vedrete ci spiegherà come realizzare un libricino semplice e veloce a tema natalizio. Una bella idea regalo per chi ama la carta e per chi ama questo stile tutto particolare. Io adesso voglio ringraziare tantissimo Francesca e vi lascio alle immagini del suo fantastico tutorial. Ciao! Ciao a tutti da Francesca di Junk Journal Joy. Per creare questo libricino di carta natalizio, per prima cosa creiamo una guida facendo due buchi su una striscia di carta con una perforatrice e usiamola per fare vari buchi sulla nostra selezione di carte e bustine. Una volta forati tutti i nostri sacchetti e le nostre carte, andiamo ad unirli con due anelli oppure due nastri.
Per rendere il nostro libricino un po' più interessante, si possono ad esempio aggiungere dei pezzi di stoffa oppure dei fazzoletti o ad esempio, come in questo caso, dei tovagliolini natalizi. Adesso che abbiamo creato la nostra base, andiamo a prendere un po' di carta che abbiamo selezionato, quindi ad esempio della carta da scrapbooking, delle pagine di libro, io in questo caso ho anche delle pagine di un dizionario antico e qui ho anche della carta digitale. Stacchiamo una delle carte che abbiamo usato per creare la nostra base e procediamo a fare un collage come più ci piace con le carte selezionate. Per dare un po' di movimento si possono strappare le varie carte o con le dita o con un righello seghettato, come sto facendo in questo momento, e poi andare a fare una composizione che nel momento in cui ci piacerà basterà incollare. Ho aggiunto anche un piccolo nastro rosso e sono andata con la pinzatrice a fermarlo. Si può usare ovviamente anche la colla, usate quello che preferite. A questo punto andiamo ad incollare le parti che sono rimaste svolazzanti e poi aggiungiamo magari qualche paillette e qualche bottone. Si possono anche incollare, però preferisco andarle a cucire perché mi sembra che il risultato sia molto più carino e soprattutto i bottoni rimangono sicuramente più fermi. Con la carta avanzata possiamo fare anche un piccolo collage sul retro della nostra busta. Un libricino di questo tipo può essere un bel regalo per Natale e per gli amanti della carta. È divertente da creare ed è ancora più bello da utilizzare. Si può usare ad esempio come un diario, si può usare per buttare giù i propri pensieri, per trascrivere le frasi famose di film o di testi di canzoni che più ci piacciono e ci ispirano. Può essere utile per conservare ritagli, biglietti, foto, per fare degli schizzi e ogni taschina nascosta può contenere un piccolo tesoro. In generale può essere usato per non perdere i ricordi e a volte è semplicemente un piacere per gli occhi e per il tatto. Sto incollando questa immagine soltanto sul lato destro, in questo modo si potrà creare una piccola finestra che si apre e sulla quale si potrà anche scrivere. La cosa bella di utilizzare gli anelli è che si possono sempre togliere e aggiungere delle pagine. In questo caso ho deciso di prendere una delle immagini digitali e di renderla un pochino più forte, di creare un background con una busta di carta.
questo punto cucirò la mia carta con la macchina da cucire, si può anche fare qualche ghirigoro a mano libera volendo. E poi anche questa piccola pagina sarà pronta per essere inserita nel nostro libricino. Questa busta trasparente è un porta CD che volendo potete anche creare, ad esempio utilizzando quelle plastichine per i notebook e tagliando una misura che vi piace, magari fermando i bordi con del nastro colorato, del washi tape. E potete aggiungere come abbellimento un pezzo di stoffa arricciato, i cosiddetti ruffles, ma va benissimo anche un pezzo di stoffa normalissimo o un nastro. Io l'ho fermato con la pinzatrice, ma come al solito si può usare anche la colla. Per questa busta sto facendo un altro collage e sto mixando delle carte sia nuove che vintage, che è una cosa che a me piace molto personalmente, però ovviamente lo stesso procedimento si può utilizzare o solo con la carta vintage o solo con la carta moderna. Qua veramente va a gusti e dipende molto dalla vostra fantasia. Qui sto tagliando delle piccole etichette che andrò ad infilare in una bustina del tè e poi andrò a pinzare in una delle pagine. Questo invece è un porta CD che conteneva il programma per la stampante, se non ricordo male. È molto carino e soprattutto anche molto funzionale perché ad esempio possiamo inserire una cartolina, come in questo caso, sulla quale si può scrivere dietro, o ad esempio anche una foto. Ho deciso di aggiungere un'altra pagina tagliando questo piccolo pupazzo di neve. Questa è un'immagine digitale, io ho stampato su una carta con grammatura da 160 e la cosa bella delle immagini digitali è che si possono stampare quante copie vogliamo. Con i pezzi più piccoli possiamo anche creare delle piccole taschine. Con quelli più grandi invece possiamo creare delle piccole pagine aggiuntive sulla quale sarà molto bello andare a scrivere delle cose nascoste. A questo punto possiamo andare a riempire le nostre buste con tutte le cartoline digitali che ho stampato. Nelle buste si possono ovviamente aggiungere anche delle lettere, delle cartoline vere e alcune non le metterò all'interno delle buste ma le lascerò semplicemente attaccate con una clip alla busta, in questo modo sarà una decorazione in più, ma soprattutto la persona che lo riceverà potrà spostarla a suo piacimento.
Come tocco finale poi possiamo usare un bel nastro e fare un fiocco sui nostri anelli. Il nostro libricino è finito. Grazie per la visione e buon Natale a tutti!